Ho fatto una considerazione e te la condivido. Immagina un insegnante di pianoforte al quale paghi una cifra ogni ora per insegnarti a suonare. Quell'insegnante con tutta probabilità ha fatto 10 anni di conservatorio, si è dovuto specializzare, sostenere esami, prendersi una laurea per arrivare ad essere un vero insegnante di pianoforte. Il pianoforte sul quale ti sta insegnando è stato acquistato in una fabbrica dove c'è stato un imprenditore che ha investito i suoi soldi per realizzare un'azienda che produce pianoforti. L'imprenditore in questione guadagna molto di più rispetto all'insegnante e rispetto all'imprenditore l'insegnante ha molta più competenza probabilmente nella musica e magari anche nei pianoforti. Questo per dirti che non serve sempre avere competenze, lauree e certificati vari per guadagnare di più. Una gran parte di costruttori edili hanno la terza media e guadagnano cifre moltiplicate all'ennesima potenza rispetto a me e a te che stai guardando questo video. La morale è che studiare è innegabilmente importantissimo e che per raggiungere alcuni obiettivi a volte non basta, serve una strategia. Questo non so se sia marketing, ma mi piaceva.